Ciao, sono Miriam Scala e sono la regista e drammaturga di questo progetto per Wikimedia Italia. Il progetto si chiama Open, al suo interno ci sono tre monologhi. Tutti e tre raccontano tre storie riguardanti appunto la cultura open, quindi della libera comunicazione. Il primo è Jim Wales, detto Jimbo per gli amici. Salve, io sono Jimmy Wales, ma voi potete chiamarmi semplicemente Jimbo. Certamente vi chiederete perché vi ho trascinato fin qui stamattina. Perché io ho inventato una cosa che voi usate ogni giorno. No, ragazzi, no, non ho inventato il cesso. All'inizio sembrerà un divulgatore scientifico, quasi un Alberto Angela, diciamo. In realtà poi si rivelerà subito essere un personaggio molto scherzoso. Volevo parlare di Wikipedia e anche di Wikimedia in modo molto ironico e ho scelto Jim, in questa chiave, così molto confidenziale, parlerà agli studenti dell'invenzione, della sua invenzione di Wikipedia. Quando sin da piccolo studiava nelle enciclopedie polverose, poi a un certo punto ha deciso che tutti avrebbero dovuto studiare senza dover osservare tutti quei tomi. Immaginate un mondo dove ogni persona possa avere libero accesso all'intero patrimonio della conoscenza umana. Solo questo è il nostro scopo. Questa cosa verrà spiegata da lui grazie a una studentessa che lo aiuterà. E questa studentessa attraverserà i secoli, quindi il modo di studiare dei ragazzi dalla preistoria ad oggi, in maniera molto divertente, anche attraverso la piuma, il calamaio, fino ad arrivare alla fine, un po' questa versione web di questa studentessa che ci racconterà che Wikipedia è figlia di un'altra fondazione molto grande, che è Wikimedia, che non ha solo un figlio, ma tanti altri wiki di cui parleremo. Il secondo personaggio invece è Chelsea Manning. Grazie a lei, che prima era un lui, si chiamava Bradley, riusciamo a conoscere delle notizie segretate riguardanti l'esercito americano, la guerra in Afghanistan e quella in Iraq. Senza dubbio è una delle più importanti notizie a livello giornalistico di questo secolo, che ci ha fatto un po' cambiare opinione sulla, possiamo dire, apparente democratica e pacifista America, visto che un video dimostra a un certo punto che e dei civili vengono uccisi senza un motivo concreto. Quindi a volte quello che apparentemente ci sembra pacifico e democratico, invece Chelsea ci dimostra che non lo è. Viene incarcerata per aver diffuso queste notizie tramite Wikileaks e noi raccontiamo questo momento della carcerazione, il modo in cui viene trattata, con molta ironia e poi arriviamo anche a far capire al pubblico che lei, grazie alla guerra, paradossalmente, riesce a scoprire questa parte di sé femminile e farla mostrare al mondo e quindi essere finalmente quello che voleva essere Chelsea Manning, una donna. Il mio rossetto fucsia. Al mattino, quando mi alzo, io voglio il mio rossetto fucsia. L'ultimo personaggio è Emmy Noether, che è una matematica di rilevanza internazionale, una delle prime donne che riesce ad andare all'università. Una donna che ci fa capire oggi, parlando ai ragazzi, quanto sia importante per le donne aver studiato ed essere riuscite a diventare dei numeri uno, anche a livello accademico, in un momento storico in cui non lo si poteva fare. Quando ero bambina, la mia materia preferita era la matematica. Lo so che è strano per voi perché è un po' antipatica, soprattutto alle superiori. Ma che ci posso fare? Io sono figlia d'arte, mio padre era un matematico e il mio sogno è la matematica. Il suo necrologio, il suo elogio funebre fu scritto direttamente da Albert Einstein, il quale senza averla mai conosciuta ne decanta tutti i pregi, tutte le qualità. Serve a fare capire alle ragazze che devono riuscire in tutti i modi a difendere la libertà che è stata ottenuta, senza tanta pieggeria, senza tanti eccessi, senza falsi femminismi, soltanto con la voglia e la tenacia di portare avanti quello che le Emmy Noether della storia hanno creato apposta per noi.